rosa, mamma mia, che piccolo maschietto vezzato. Ok, 120 grammi, più piccolo di Emma alla nascita. Pensa tu, sei proprio un gnomo. Sei un gnomo, sei. Ah, poi chi prendo? Chi Spostatevi di prendo? qua, dai. Allora, un altro bimbo, sai? No, bimba e Blufan. Lufan. Non ha niente di particolare che posso distinguerla dall'altra. 145. 145, peso perfetto. Ha una zampina chiara e una più scura. Ok. Zampina destra chiara, zampina Anche sinistra scura. lui dal video penso di riconoscerli. Poi abbiamo maschietto, io lui lo riconosco perché c'ha sta faccia simpatica. 135, E ottimo, dai, anche Emma, lui. non è roba tua. Tutti omogenei per ora. Questa qua l'ho già pesata. Sì, è lei. Ok, femminuccia bianca pezzata. No, così piccola sei! No, io te ti volevo tenere! No! Amore, è troppo piccola, ma perché è troppo piccola? Vabbè, lo Cresci, vero? sappiamo che il peso non è. Ok, altra femminuccia. Mamma mia, questa c'ha la testolina minuscola. Dimmi che almeno tu che mi piaci tanto tanto. 140. 140! E mi sa che tu rimani. Ancora è presto per dirlo. Ma, cioè, io le mie preferenze subito, subito! A pelle ci vado. Andiamo di Ancora là. sono tipo uguali. Andiamo Ancora per là. sono tipo tutti uguali. Sì, amore, sì. Poi si è attaccato lui senza che nemmeno mi accorgevo. O lei? Lei? Senza che mi accorgevo. Lei è pure una mia prediletta. Poi si è attaccato lui. Qua c'è uno che non capisco dove c'ha la boccuccia, se sta ciucciando il nulla. E poi c'è questo piccolino qui che si sta così tenerissimo. Ma non penso proprio che lì ci sia una tettina di regina nel collo, mi sembra un po' difficile. Io qua dentro Mi non ci rido, entro. ma sei tremenda. Mi siedo da qua, cioè mi siedo in qualche modo. Ah! No, oggi. Amore. Amore, che devo fare? C'ho spazio, sono stanca. Regina, amore mio, tu sei la mamma più brava che ci sia in tutto il mondo, universo. Come stanno questi bimbi? Dai, tu nemmeno ci sei riuscito ancora. No. Però loro due proprio. I punti, spero che nessuno si impressioni. L'anno scorso non ve li avrei mostrati i punti. Che brava, regina mia è dimagrito. Guarda questa manina del mucchino maschio. Mucchino femmina si riconosce che è bianca in faccia. Poi lui è pure maschietto. Qui c'è la mia prediletta. Qui c'è l'altra mia prediletta. Dov'è? L'altra mia prediletta. Chi piange? Quello ha la... Devo aiutare qualcuno qui. Sì. Amori, prendi loro. Che sono dolcissimi. Chi sono? Ehi, chi sono? Con violenza sto cercando di indirizzarlo. Ma niente, niente. Chi è autonomo e fa da sé? E chi è un mammalucco? Ti ricorda qualcuno? Mammalucco come il fratello. Come a te. Guardi tutto. Non avrai mai dei cuccioli tuoi, cioè tuoi sì, ma non dovrai mai allattarli. Merita doveva stare qua a imparare. No, stava facendo il panico qua dentro, l'ho fatto andare fuori. E io. Muccia mia, bollatina, tu sarai la zia migliore del mondo, come l'anno scorso. Ma ti faccio anche bere così. Sei idratata, amore mio, siamo a cavallo.
un'altra con la fame che lei si alzava e li faceva volare a tutti. Io mangio. È vero, patatino. Sei troppo altruista, troppo con i tuoi bambini. Con i tuoi bambini sei altruista. Non per un patatino. Tra una situazione, tu sei per i fatti tuoi. Dice che non vuole mangiare. Ma che ne so. Non vuoi mangiare? O dice hai perso? Questo va. Tre dita mie, ma cosa c'hai? Una mucca proprio minuscola. Non so come si stacca più. Le tue femmine, quanto mangiano? Sì, mangiate così, se diventate grandi vi tengo tutte e due. La mazza di Marco è bellissima. Ma se diventano grandi, le tengo. Tutte e due, quella che rimane piccola la vendiamo. Mamma mia, che stop che ha. Il maschietto. Sì, è un bello stop. Una storia. Tu dai belle soddisfazioni, tipo somiglia a Joker. Vedi, a ste parole non ti tenevo l'anno scorso e quest'anno te ne ho voluto. Ti diamo via. No, ti diamo via. Tu sei il più bello di tutti, nessuno ti diamo via. È più bello di te. E poi sei anche il più buono. Perché più non metti a fuoco questa cosa? È adorabile. Io non ci cambierei per nessuno al mondo, per nessuno, nemmeno per... che ne so, per Toro Loco, per Orlando Furioso, per nessuno. Per 50.000 euro. No, no, ma... Hai tentennato. Guarda, tra... Hai tentennato. Tra Orlando Furioso e 50.000 euro, preferisco Orlando Furioso. Tu hai qualche problema. Però, quando era più giovane, ormai è grande. Hai qualche problema. Io non ne ho problemi, quel cane ha fatto la storia del Chihuahua. Di che stiamo a parlare? Cioè, quando dicono il Chihuahua, prendono la sua foto, la sua immagine. Cioè, la perfezione. La perfezione, ma ovviamente il mio piccolino amore mio. Il mio piccolino amore mio. Il mio piccolino amore mio. Tu quando sei nato pesavi 170 grammi. C'eri il doppio di questi bimbi qua. Eri gigantesco, amore mio. Ragazzi, scusate, aspetto orribile, ma non ho ancora dormito, sono le 5, appunto, non ho ancora dormito, ieri ho dormito 3 ore per il pensiero che avevo, mi sono addormentata alle 5, mi sono svegliata alle 8, stanotte pensavo di riuscire a dormire abbastanza perché i cuccioli mangiavano tutto il tempo. E Regina non si muoveva per niente, quindi ho detto non c'è neanche questo pericolo che li schiacci. Oltretutto, come si dice, Regina l'anno scorso aveva caldo e quindi si sdraiava sul pavimento e lasciava i cuccioli da soli, quindi i cuccioli si prendevano anche di freddo. Invece quest'anno stava tutto il tempo nella cuccia con loro, quindi loro tutto il tempo mangiavano. Io ero tranquilla, erano tutti belli vispi, quindi pensavo che avrei potuto dormire comunque. Invece, così dal nulla, mi sono accorta che i punti erano aperti. Siccome comunque era buio, io non riuscivo a vedere bene. Io c'ho il problema che purtroppo... queste cose mi fanno impressione, cioè i punti, queste cose qua. E di altro no, in realtà, cioè, so a cosa vado incontro, però cioè, non avevo messo in preventivo che potessero aprirsi i punti così da soli, senza che lei facesse nessun movimento particolare. Niente, in pratica Marco comunque... anche lui non aveva dormito ieri e non riusciva a svegliarlo. E niente, alla fine quando lui si è svegliato ha controllato lui ed effettivamente i punti sono aperti. Quindi ora è andato a Pomezia, io sono rimasta qua
per tenere sotto controllo le cuccioli. Io non so nemmeno adesso quanto dovranno stare lì. Tra l'altro, lui dovrebbe andare al lavoro alle 6 in un'ora. Non so, cioè, non penso che in un'ora lui riesca a essere al lavoro. Niente, ragazzi, meno male che c'ho la lampada. Almeno, visto che la regina adesso non è con loro, gliel'ho messa e si sono messi tutti sotto la lampada. Quindi, quando vi dico, sembra meglio avere tutto, perché può succedere qualsiasi cosa. Io quando magari mi dà, voglio fare una cucciolata, a volte vi dico, guarda, non è facile, te la devi sentire. Io non lo dico perché io sono contraria, anzi sono la prima a essere favorevole, ovviamente quando i cani sono da riproduzione. Cioè io stessa ho una mia follower che stavamo chiacchierando più del meno, ho visto la sua cagnolina, ho visto che comunque meritava, io ho detto io stessa, ma spero che farai una cucciolata perché è, cioè, sarebbe un peccato non farlo, però cioè, è davvero dura, perché cioè, ora sta andando tutto benissimo, ma comunque qualcosa succede sempre. Bisogna essere preparati a tutto. Tipo, cioè, io poco prima che mi accorgessi dei punti di Regina, avevo pensato, visto, non c'è stato bisogno della lampada, anche di notte non l'avevo accesa. Ho detto, visto, non c'è stato bisogno della lampada, e invece poi c'è stato bisogno, quindi dovete essere pronti a tutto. Quando vi dico, guarda che però è dura, è una bellissima esperienza. Perché guardate che io sono felicissima di questi cucciolotti. Però ragazzi, se volete fare una cucciolata, bisogna mettersi in testa che può andare tutto liscio, però è raro che vada tutto liscio. Faccio vedere i cuccioli che, grazie al cielo, stanno buoni perché loro poppano tutto il tempo. Tutto il tempo stanno attaccati e avevo paura che appena glieli staccavamo iniziavano a fare i pazzi. Invece, fortunatamente, forse perché non hanno dormito per niente fino ad adesso, comunque sono passate tante ore, stanno dormendo. Ora tra un pochino controllo se la lampada va bene a questa altezza, però già il fatto che loro stanno proprio lì sotto e non si spostano, oddio dove sto arrivando, il fatto che non si spostano vuol dire che comunque non gli dispiace. Loro sono meravigliosi, mangioni, un pochino casinisti. Oh, sono meravigliosi. La regina mia è meravigliosa. Boh, regina non perché è il mio cane, ma cioè, è veramente favoloso. Cioè, quando gli abbiamo messo il trasportino lì davanti, tipo, lei l'ha guardato, guardava a me, tipo a dire, ma come di nuovo? Perché lei lo sa. Cioè, ormai l'ha capito che è il trasportino. Però io mi sento male al pensiero di quella ferita aperta, ragazzi. Io, è una cosa, non ci posso fare niente. A me quando si parla di punti che saltano, io ci sto male. L'anno scorso gliene era saltato solo uno. Non abbiamo fatto niente perché uno solo non succede niente. Stanno tutti, si sono aperti. Niente, ragazzi. Vi aggiorno. Purtroppo è andata così, cioè, ora io magari posso sembrare tragica, in realtà è cioè, la cosa minore, dico, non è una cosa grave, è una cosa solo che mi fa stare male per come sono fatta io, magari esagerata, che mi dispiace un sacco questa cosa che lei comunque ora è di nuovo dal veterinario e glieli devono rimettere, però comunque non è una cosa grave, ci sono. Cioè, le cose gravi sono altre, questa è una cosa che si risolve, però io ora non
cerco di calmarmi un pochino, ragazzi. La situazione idilliaca con loro che dormivano è durata poco. Ora iniziano a cercare la nenna, cioè veramente sono passati questione di forse manco un minuto. E ora tra un pochino inizieranno a strillare quando, dopo un po' che non la trovano. Io non lo capisco. Sicuramente lei a sto punto avrà poco latte, perché non è possibile H24 attaccati a ciucciare. Non lo so. Comunque ho sentito Marco un'oretta e dovrebbero essere qua. Niente, mi dispiace un casino per Regina. Io ho una paura assurda che gli si aprono di nuovo. Perché gli si fossero aperti per qualche cosa strana che era successa, magari si era mossa troppo, allora potevo dire, vabbè, la faccio stare più ferma. Ma più ferma di com'è stata? Io, cioè, penso sia impossibile. Quindi, visto che gli sono aperti così dal nulla, io ho il terrore adesso. Perché non, cioè, non lo so, cioè, sarebbe veramente brutto se sti punti si aprono sempre. Vabbè, io già sono tragica, si sono aperti una volta, per me già si devono aprire sempre. Però, boh, non lo so, sono preoccupata, raga, non so che dirvi, purtroppo sono preoccupata. I bimbi vogliono mangiare, Emma. C'è là il lattuccio, che cosa ho toccato. Eccola qua. Tanto io di dormire non c'è verso. Praticamente tra un po' sono 24 ore che sto sveglia. E ieri ho dormito 3 ore. Va bene. L'importante è che stanno tutti bene qui. Ora lei ho dato 2 siringhe da 10 ml di acqua. Con un pizzico proprio, raga, veramente un pizzichino invisibile di zucchero. E poi gli ho dato ancora croccantini. Secondo me, quando la cagnolina allatta, soprattutto se ha tanti cuccioli, niente dieta, deve mangiare, deve mangiare. Bene, speriamo che non si aprono più, perché veramente, cioè, immaginate se si aprono di nuovo. Ora io sto con l'ansia per i primi giorni, starò con l'ansia che succede di nuovo. Che questi sono indemoniati, non la smettono mai. Non la lasciano in pace un attimo. E lei non li lascia in pace un attimo, sono assurdi. Oggi incrociate le zampine tutti per me e per lei soprattutto, perché loro stanno benissimo, cioè. Che dovete incrociare le zampe per loro, guardateli. Dei diavoli. Per lei, piccina mia, è troppo buono. Hai ragione. Fatti vedere chi sei, il maschietto. Hai ragione, hai ragione. Sì, sì, sì. Prendiamo anche quest'altro maschietto. I maschietti vogliono stare vicini, questi primacchi. Ecco qua. Tranquilla, piccola mia. Tranquilla, stai tranquilla. Non te li ruba nessuno. Ok. Mannaggia. Sei rimasto uguale, com'è possibile? Ah, mannaggia. Però stai bene. Speriamo che cresci. Vieni qua, piccino, picciò. Ma tu sei bravissimo, neanche piangi. Vai da quel momento di tuo fratello per piangere. Ok. Ah, che mal di schiena, sono a pezzi. Qua, tu pure non piangi, ma che brava. Gli facciamo la tara. Ok, dovrebbe bastare. Se ti peso prima che fa la tara, non ti pesa. La bilancina. Poi non mi ricordo quanto pesava. Tu sei... Ah, uguale. Ah, meno male. Pesava 135, ho detto è dimagrito. Amore! Amore, prediletto! Amore prediletto. Oh, però tu e il tuo fratellino siete rimasti uguali. Ma mi sa che l'altro, se non sbaglio, 135 e adesso 140. Ah, che
Altri due stanno ancora mangiando. Va bene, dai, lasciamo che mangiano. Sono le femminucce. Tanto io sto con loro. E le altre due femminucce le lasciamo. Fare. Regina non è contenta per niente che glieli ho tolti. Eccola lì. Niente, non è contenta per niente. Io ho rubato anche la copertina, tanto praticamente non la usa perché è caldo. Però un cuscinetto glielo vorrei mettere. Che paura che quelle cucciole col cuscino rimangano soffocate, una cosa del genere. Ma comunque. Almeno un pochino penso che si riposa con solo loro due. Perché li tolgo tutti, penso che muore. Cioè. Amore, stai tranquilla. I tuoi bimbi sono qui. Sono qui. Belli a calduccio. Con la mamma che sta tutto il tempo a sorvegliarli.